Il Parco Tognazzi a Cremona, nell'ex area Frazzi accanto all'Arena Giardino, è stato oggetto di una serie di piantumazioni speciali. Il progetto di questo lavoro, già visibile alla cittadinanza e importante per l'ambiente, è stato ideato dal professor Riccardo Gruppali, che racconta così quest'idea. Il progetto di riqualificazione dell'area urbana del Parco Tognazzi ha voluto valorizzare la avifauna che si trova in questo ambiente, collegato dal corridoio ecologico del Morbasco, uno dei più importanti che attraversa la città, per dare una personalizzazione naturalistica a questo ambiente, a questo spazio verde. Per questo motivo sono state collocate degli arbusti e degli alberi lungo il muro di confine dell'Arena Giardino, del cinema all'aperto, e a formare due nuclei costituiti da biancospino all'esterno e pruno pado o ciliegio a grappoli all'interno, e lungo il muro il piracanta. Tutte piante che fanno dei fiori bianchi, belli, primaverili, e soprattutto che fanno frutti appetiti dalla avifauna. Inizialmente le piante avrebbero dovuto essere le stesse nominate nei titoli dei film di Tognazzi, proprio in omaggio al parco lì vicino. Ma il genere di verde non era adatto all'ambiente cremonese. Questa è la finalità del progetto. Questo progetto è stato finanziato da Inner Wheel di Cremona nella finalità e per lo scopo di migliorare l'ambiente urbano di Cremona anche dal punto di vista naturalistico.